Nobel per la fisica, di che si tratta e perché è importante? Premiata una ricerca di base sulla scienza dei materiali che ha gettato le basi per i futuri supercomputer. Il 4 ottobre è stato assegnato il premio Nobel ai tre fisici inglesi David Toules, Duncan Aldan e Michael Kosterlitz per il loro lavoro sulle scoperte teoriche relative alle transizioni di fase topologiche, come recita la motivazione dell'Accademia delle Scienze svedese. Avete capito di che si tratta? No, vero? In effetti è roba tosta anche per gli esperti, è uno dei Nobel più difficili da spiegare che sia mai stato assegnato, dice Apanorma.it Davide Galli, professore associato di fisica della materia presso l'Università Statale di Milano. Uno che se ne intende, dato che lavora proprio in quella branca della fisica. Innanzitutto collochiamo l'ambito dei loro studi teorici, è una di ricerca di base, che è già entrata a far parte delle nozioni che si insegnano in questa disciplina, spiega il fisico milanese. Per fare un esempio comprensibile al pubblico pensiamo alla teoria della relatività generale di Einstein, quando fu enunciata non esistevano ancora ambiti pratici dove applicarla, ma oggi senza quelle equazioni non potremmo far funzionare i sistemi di localizzazione basati sulla tecnologia GPS. In questo caso però si ha a che fare con qualcosa che sembra non avere applicazioni nella quotidianità. Niente affatto, perché le teorie del trio si possono applicare ai superconduttori, materiali che trasportano la corrente elettrica senza disperderla a bassissime temperature. Che però si usano nei grandi acceleratori di particelle. E nelle risonanze magnetiche. Le bobine che generano i campi magnetici per far funzionare questi apparecchi medici sfruttano appunto i superconduttori. Inoltre, si spera in un futuro non troppo lontano, useremo computer superveloci che si basano sulla meccanica quantistica, la branca della fisica dove i tre neopremi Nobel hanno apportato un grande contributo, spiegando cosa succede alla materia in particolari condizioni. Quali? Riguardano fenomeni che accadono a temperature prossime allo zero assoluto meno 273 gradi, nei materiali quando sono così sottili che possono essere considerati a sole due dimensioni, come pellicole piatte per intenderci. Sono chiamati sistemi quantici bidimensionali. Nella materia in questo stato avvengono quindi le suddette transizioni di fase. Cosa sono? Le transizioni di fase classiche sono quelle che vediamo sotto i nostri occhi quando per esempio con l'aumentare della temperatura un solido passa allo stato liquido, nella fase solida gli atomi occupano posizioni ben precise, mentre in quella liquida sono alla rinfusa e da qualsiasi direzione si guardi il liquido è sempre lo stesso, cioè esiste una simmetria. Nella fase solida si rompe questa simmetria ma gli atomi si collocano in modo più ordinato. Questo nelle normali transizioni di fase. Quello che è stato premiato è invece un nuovo paradigma che non entra in questi concetti. Cioè? Nelle transizioni di fase studiate da Toules, Aldan e Kosterlitz non si rompe quella simmetria e non si riesce quindi a catalogarle nel modo classico. Ci vogliono nuove teorie che sfruttano concetti matematici che vanno sotto il nome di topologia. Che cosa si intende dunque per topologia?
sono concetti estremamente ardui da spiegare, ci limitiamo a dire che è una branca della matematica che entra in modo particolare in queste teorie, nei sistemi quantistici bidimensionali studiati da Thales e Kosterlitz. L'ordine degli atomi nello stato solido di cui parlavo prima è inteso come assenza di difetti topologici, cioè si tratta di proprietà fisiche che si possono descrivere solo con questo tipo di formalismo matematico. Quando sono state elaborate e formulate queste teorie? Negli anni 70 Thales e Kosterlitz hanno studiato come i difetti topologici aumentano con la temperatura nella transizione di fase, invece negli anni 80 Thales e Haldane hanno indagato sulle proprietà della materia a due dimensioni. Il lavoro di Thales è dunque duplice, ecco perché metà del premio Nobel è andata a lui mentre i suoi due connazionali hanno ricevuto un quarto ciascuno. Ma perché è importante il loro lavoro? Mostra come si comportano sistemi molto complessi come quelli della materia bidimensionale, permette di studiare le loro proprietà fisiche, che non sono predicibili se si considerano singolarmente gli elementi che li compongono. Hanno inoltre consentito di fare degli enormi passi in avanti nello studio delle transizioni di fase, descrivendo anche quelle che avvengono proprio nei sistemi a due dimensioni. Applicazioni tecnologiche. Si possono sfruttare queste transizioni di fase per applicazioni tecnologiche legate alla conducibilità elettrica e alle proprietà magnetiche della materia nell'ambito quantistico, per realizzare sistemi che resistono bene ai disturbi del mondo esterno e non dissipano calore, quindi appropriati per i computer quantici. Let it go.